Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. In questo video ritorniamo su Python e cerchiamo di utilizzare gli strumenti che ci mettono a disposizione per appunto fare delle analisi sugli scenari economici. L'idea di questo video è partita più che altro dal fatto che comunque andare a leggere dei dati macroeconomici in genere richiede che si vanno a consultare diversi siti, diversi articoli per poi accedere sempre comunque agli stessi dati. E quindi mi sono chiesto, ma non sarebbe meglio avere una sorta di dashboard sempre pronta per andare a consultarli senza comunque fare la fatica, tra virgolette, di andare su Business Insider piuttosto che comunque su altre testate? E quindi da qui nasce l'idea di questo tutorial. Come potete vedere dal browser che vi sto proiettando, sono sul sito del Nasdaq. In realtà, questa interfaccia prima apparteneva ad un'altra azienda che si chiamava Quandl, che poi è stata acquisita da Nasdaq, appunto. Questo portale mette a disposizione tutta una serie di dati che vengono utilizzati dagli analisti quantitativi, cioè quei particolari tipi di analisti che analizzano i dati per cercare di fare dei modelli che rappresentino appunto gli scenari economici, che poi portano magari alla proiezione di un prezzo di un asset e insomma cose di questo tipo. Quindi, come potete vedere, ci sono a disposizione tutta una serie di dati. Alcuni richiedono una sottoscrizione premium, quindi naturalmente è necessario pagare. Per quello che invece cercheremo di fare noi, non è necessario appunto alcun tipo di diciamo di sottoscrizione, di pagamento. Noi infatti ci baseremo sui dati che appunto fornisce la Federal Reserve, che appunto sono free. Poi, come potete vedere, abbiamo a disposizione tutta un'altra serie di dati su diversi tipi di asset class, che possono essere equity, currency, materie prime, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi poi vi consente di andare a scaricare i dati che più vi interessano per i vostri scopi. Noi appunto andiamo a scaricare quelli della Federal Reserve, poi vi metto in descrizione naturalmente tutti i vari link. Come potete vedere abbiamo a disposizione dei dati sul GDP, quindi sul PIL, sull'indice di consumo, quindi cercare di vedere quali sono gli effetti dell'inflazione, vedere qual è la supply monetaria, la velocità della supply monetaria, eccetera, eccetera, eccetera. E ad esempio, cerco di non spoilerarvi nessun grafico per dopo, prendiamone uno a caso. Se cliccate comunque su un indicatore, potete già andare ad analizzare il grafico, restringere i time range e poi scaricarlo, ad esempio, in formato CSV o in Excel, appunto, nel caso non vi interessasse fare delle analisi con Python. Naturalmente io per comodità prediligo Python come strumento. Quindi, e naturalmente se cliccate su vi farà vedere quali sono i modi per andare a scaricare i dati stessi. Quello che dovete fare praticamente voi, se vi interessa comunque eseguire quello che vi mostrerò, è andarvi a registrare su questo sito che vi produrrà un'API key che per chi non fosse dentro, diciamo, questo settore non è nient'altro che una sorta di token, una password che appunto vi permette poi di andare a richiamare questo sito con l'interfaccia di Python. Quindi adesso possiamo partire col tutorial vero e proprio, adesso che vi ho fatto questa introduzione, e andiamo a lanciare lo UPython Notebook. Naturalmente poi avete a disposizione tutti i codici che vi pubblico sempre su GitLab e li lanciate come già avevo mostrato nei video precedenti, quindi o con Anaconda oppure con un ambiente virtuale. In questo caso io procedo con un ambiente virtuale, quindi andiamo ad attivarlo. Source, l'ho già creato per velocità, quindi bin e activate. Ok, l'ambiente virtuale è lanciato. Adesso, nel caso voi l'aveste creato e non aveste ancora installato UPython Notebook, dovreste eseguire pip install UPython. Adesso in questo caso mi dirà che comunque i requisiti sono già soddisfatti, quindi ci posizioniamo nella cartella di macro economy data. Eccola qui e lanciamo il nostro UPython Notebook.
Ecco qua, siamo dentro. Questo lo possiamo cancellare, che è un output di un'esecuzione precedente. Quello che dovete fare, in questo caso non ve lo apro perché ha già dentro, la sua API key, aprire questo file e andare appunto ad inserire, quello che è l'API key che vi dicevo. Vediamo se riesco a eseguirvelo, a mostrarvelo. Entriamo nella cartellina di YouTube, ecco qua, Macro Economy Data, e se andate qua su Settings, vedete che c'è quando il secret key. A questo po al posto naturalmente di Insert Key Here, vi andate a inserire il codice che vi verrà generato dal portale. In questo modo potete eseguire le chiamate e il notebook che vi mostro in modo del tutto automatico. Quindi andiamo a vedere come è fatto il codice. Naturalmente c'è una prima cella che va a installare tutte le dipendenze richieste, quindi Quandl, Yahoo Finance, Seaborn, Pandas, Matplotlib, eccetera, eccetera. Poi la seconda cella non va nient'altro che a importare le librerie che sono necessarie per l'esecuzione. Questa è l'unica cella che dovrete andare a configurare e semplicemente ci sono due parametri richiesti che sono la start date e la end date, cioè quando volete far partire la nostra analisi e quando la volete far terminare. Io quindi ho scelto dal 1 gennaio del 2006 fino al 31 gennaio 2021. Questo perché è interessante andare a vedere le due recessioni economiche che ci sono state, cioè quella del 2008 e quella del 2021. E poi vabbè, viene caricata la secret key che serve appunto per andare a eseguire le chiamate che effettueremo. Questi sono i dati che mi vado a prendere dal portale che abbiamo visto prima, quindi il Personal Consumption Expenditure per vedere quali sono le spese dei consumatori, M1 che è la Monetary Supply e la velocità della Monetary Supply. Questo praticamente va a indicare la velocità con la quale i soldi girano nell'economia, detto molto volgarmente. Poi vado a vedere qual è l'income medio degli household, dei proprietari di casa americani, vado a vedere qual è il PIL e vado a vedere qual è l'indice dei costi dei beni di consumo praticamente. Questo è interessante per andare a vedere gli effetti dell'inflazione. E poi vado a vedere qual è il tasso di disoccupazione. Naturalmente, se vogliamo anche andare a commentare un po' il codice, questi valori sono rappresentati in questa riga di codice qua. Vedete che c'è sempre la parte FRED che va a precedere con uno slash e poi il nome dell'indice che andiamo a scaricare. Nel caso voleste aggiungere un altro indice, ad esempio, dovreste fare mettere una virgola e aggiungere il nome dell'altro indice praticamente. E poi qua vengono, vedete, dalla Quandl get vengono praticamente scaricati i dati, quindi va a leggere le varie colonne, cioè gli elementi di questo array, e poi a partire da una certa data fino al termine. E poi mi vado anche a scaricare questo qua da Yahoo Finance, l'abbiamo già fatto in un tutorial precedente, le indicazioni del prezzo del valore dello Standard & Poor's praticamente. Quindi se andiamo a eseguire la cella, scusate, ecco qua, vediamo che ha terminato. Naturalmente, ecco, vi apro una piccolissima parentesi che non è necessario in realtà per voi comprendere quello che c'è scritto nel codice, perché vi basterà eseguirlo e appunto vi dà i risultati che vi sto mostrando. Certo, comprenderlo vi dà la possibilità anche di andarlo a modificare, magari di personalizzarlo in base alle vostre esigenze. Quindi adesso andiamo a visualizzare questi grafici, quindi non faccio nient'altro che andare a prendere appunto le varie colonne che sono state, i vari dati che sono stati scaricati. In questo caso faccio una piccola elaborazione. Proprio perché i dati scaricati hanno frequenze di aggiornamento diverse, quindi vedete uno è disponibile solo
con un record mensile, l'altro con un record settimanale, e altri invece come lo Standard & Poor's tutti i giorni. Quindi, insomma, viene generato una sorta di file. Adesso ve lo posso anche mostrare, vediamo se riesco. Ve lo sto prendo con un foglio di calcolo, questi sono i dati scaricati e potete vedere che ci sono un sacco di spazi vuoti proprio perché i dati hanno frequenze di aggiornamento diverse. Quindi per andare a mostrare i diversi andamenti sul grafico devo appunto togliere tutti gli spazi vuoti. Vedete che ad esempio questo è appunto solo un aggiornamento al mese. E questo appunto è l'output che abbiamo a disposizione ed è molto interessante perché si può vedere, vedete, in questo caso si vede il PIL statunitense, vedete la flessione che c'è stata durante il lockdown del 2020 e quanto questo è molto più profondo, anche se poi ha avuto una ripresa molto più rapida rispetto comunque a quello che è successo nel post 2008. Stessa cosa. Qui vedete qual è il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti. Vedete che diciamo agli inizi del 2009 è stato raggiunto il picco di disoccupazione che comunque è del 10%, mentre per il lockdown si è stata proprio un'impennata oltre il 14%, però c'è stato un riassorbimento molto, molto più marcato, molto più veloce. Stessa cosa per quanto riguarda l'indice di spesa dei consumatori. Quindi c'è stato un crollo, però una ripresa altrettanto veloce che ha già superato i massimi precedenti. E invece quello che si può vedere è una perdita degli income degli household americani. E poi vediamo anche gli indici dei prezzi dei beni di consumo. E questo vedete che dal 2020 in poi diciamo una crescita che non è più lineare, ma è quasi esponenziale, indice che comunque c'è un'inflazione galoppante. Qui vediamo naturalmente com'è l'andamento dello Standard & Poor's 500 e i due grafici molto più interessanti, secondo me li ho tenuti per ultimo apposta, sono la supply monetaria, che come potete vedere per colmare diciamo, i danni della pandemia ha subito uno shock notevole. Vedete quanti soldi sono praticamente stati messi in circolazione. E altra cosa molto interessante invece è l'indice di velocità monetaria. Come potete vedere, dal 2008 in poi ha continuato a decrescere, a decrescere, a decrescere fino al crollo appunto del 2020. E appunto per compensare questi effetti è stata aumentata la massa monetaria all'interno del mercato, che comunque ha consentito ai mercati di continuare a crescere, ai consumi di continuare a crescere e anche di andare a riassorbire quella che è il tasso di disoccupazione. Questo almeno per il momento. È come se da un certo punto di vista si provasse a mettere una pezza con un'azione di questo tipo. Poi, quanto questo sarà a lungo termine, quanto diciamo, le conseguenze che porterà, questo naturalmente non almeno io non ho questo tipo di risposte, ma intanto penso che sia interessante avere un quadro chiaro di questo tipo, almeno per quanto riguarda l'economia americana. Quindi proseguiamo, nella cella precedente faccio un resample dei dati, sostanzialmente poi lo vedremo meglio quando li andremo a esportare, ma questo è sia per fare una join con i prezzi dello Standard & Poor's, sia anche per cercare di avere per ogni riga dell'Excel che vi ho mostrato dei valori, insomma. Senza quindi dover fare una drop delle varie righe. E questa naturalmente è un'approssimazione, però poi questa ve la spiego più avanti quando andiamo a vedere gli output. E a questo punto cosa faccio? Vado a cercare di capire qual è la correlazione degli indici che abbiamo appena scaricato con lo Standard & Poor's 500. Vediamo intanto che lo Standard & Poor's è
praticamente in modo correlato, quasi uno a uno, rispetto all'indice di consumo, appunto, dei consumatori, all'indice di spesa dei consumatori, scusatemi. E è inversamente correlato invece a meno 0,87 alla velocità monetaria. Questo, secondo me, è proprio perché quando questa va a crollare, sono stati comunque sempre applicati degli stimoli alla supply monetaria, che poi questi stimoli naturalmente hanno un effetto inflattivo sui prezzi delle azioni. Quindi è logico, se ci sono molti più soldi nell'economia, le persone non è che li possono tenere in liquidità, ma cioè, soprattutto gli investitori istituzionali sono costretti praticamente ad andare a investirli. Qui vado a visualizzare una scatter matrix. Questo qua è un esempio, poi ve lo potete personalizzare come volete. Vedete che qua ho selezionato lo Standard & Poor's 500, il tasso di disoccupazione e il tasso dei consumi. Qui potete aggiungere tutti i valori che volete. Quello che è interessante è andare a vedere come c'è una corrispondenza, diciamo, lineare tra la crescita del valore dell'indice Standard & Poor's e appunto i consumi. Quello si vedeva comunque già dal valore di correlazione, e come si comporta invece la disoccupazione. Quindi vediamo che tassi alti, cioè a tassi bassi di disoccupazione, più o meno al di sotto del 6%, corrispondono comunque valori dello Standard & Poor's più elevati. Questo si può facilmente vedere. E la stessa cosa, insomma, anche per quanto riguarda l'indice di consumo. Quindi tanto più bassa è la disoccupazione, naturalmente, tanto più ci si può permettere di spendere, praticamente. Ok, proseguiamo. Qui vado ad analizzare i valori di disoccupazione. Vedete che con la linea rossa si va a rappresentare qual è il valore corrente, mentre con la linea verde il valore medio. Quindi, almeno storicamente, dal 2006 a oggi abbiamo avuto tassi di disoccupazione del 6,25%, quindi siamo qui, mentre adesso comunque c'è un tasso di disoccupazione inferiore al 4%, quindi siamo in una situazione, diciamo, sotto controllo rispetto alla media e alla distribuzione fino ad oggi. Ok, siamo arrivati all'ultimo grafico, e qui voglio provare a fare un'analisi un pochino differente. Quello che voglio andare a vedere è cercare di misurare qual è la variazione, cioè la derivata prima, anzi l'accelerazione, scusate, dei consumi. E quindi andare a vedere, cercare di capire quanto questi influenzino lo Standard & Poor's 500, quindi per cercare di capire se è possibile fare, insomma, delle previsioni sul valore dell'indice. E come potete vedere, maggio e giugno ha raggiunto i valori di crescita più elevati, diciamo, in tutto il periodo storico che stiamo analizzando, e poi seguiti dal marzo del 2021. Invece, d'altro canto, a marzo-aprile vediamo che ha raggiunto quelli che sono i valori assolutamente più bassi, registrati. E poi stessa cosa vediamo per i tassi di disoccupazione. Vediamo che praticamente nel 2020 si sono raggiunti i valori record, diciamo, dal 2006 ad oggi. Invece, per i valori più bassi di disoccupazione, quindi questa naturalmente è una cosa positiva, andiamo a vedere che il 3,5% si è registrato a settembre del 2019 e a gennaio e febbraio sempre del 2020, proprio prima che scoppiasse, diciamo, la pandemia. Quello che adesso fa faremo è praticamente, vedete che adesso qua non è possibile andare a zoomare di molto, però se io torno nelle import, e cosa faccio? Vi ho lasciato una riga commentata, che è questa qui, Matplotlib Notebook, e se invece vado a commentare quello che è Matplotlib inline,
e adesso vado a eseguire la stessa cella, vedete che mi cambia un po' l'interfaccia e qui posso fare una cosa interessante. Posso andare a zoomarmi il grafico e qui la cosa interessante è notare proprio questo, che in questa situazione, come potete vedere, i mercati hanno anticipato il picco, non il picco, scusate, sì, il bottom di indice dei consumi praticamente, di spesa dei consumatori. Mentre poi, a seguito dell'accelerazione, hanno continuato a crescere praticamente. Questa è un'indicazione interessante del fatto che comunque non si può usare questo indice di consumi per cercare di prevedere diciamo, una discesa, almeno in base ai dati che sono emersi in questo momento, però è interessante perché invece in base alla crescita si può prevedere che magari il valore del mercato azionario, magari unito comunque anche l'inflazione, può continuare a crescere. E comunque ci dà dei messaggi di fiducia. E infine, per concludere, si può andare all'esportazione di tutti i dati prodotti. Quindi adesso mi aspetto, come potete vedere, di andare a visualizzarmi i dati. Questi qua sono quelli che poi vengono utilizzati effettivamente per la creazione dei grafici. Quindi andiamo a visualizzare i dati, come potete vedere c'è un record al mese, quindi si va praticamente ad esempio a calcolare la media dello Standard & Poor's, mentre questo, come potete vedere, ha sempre lo stesso valore proprio perché esce esce un report ogni anno su questo indice, come potete vedere. E quindi anche qui potete andarvi a prendere con Excel i vostri dati e magari cercare di fare sempre delle analisi o comunque andare a filtrare certi tipi di valori. Adesso ne posso approssimare uno, però si potrebbe filtrare per tutti i tassi di disoccupazione al di sotto diciamo del 5%. Adesso sinceramente non lo so neanche come farlo con Numbers, però ecco, facciamo così e quindi andiamo a vedere quali sono i valori dello Standard & Poor's, ad esempio, per appunto tutti i tassi di disoccupazione inferiori al 4%. Va bene, con questo video penso che sia durato anche troppo, spero che lo possiate reputare interessante, nel caso qualcosa non vi fosse chiaro commentatemi tranquillamente, io cerco di rispondervi e ci vediamo nel prossimo video in cui parliamo di discounted cash flow e quindi cerchiamo di andare a stimare quello che potrebbe essere un prezzo equo per le azioni. Va bene, grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima.